è molto difficile comparare delle accensioni diverse. Pensiamo ai problemi di una giuria che avesse da giudicare la prima ascensione della parete Nordteleiger, della prima ascensione del Spigolo Walker e della Nordtel Chiavino. A chi darebbero il Biolet d'Or? Questo non si riferisce al mio Biolet d'Or, perché mio era una persona sola per la carriera. Ogni tanto, ogni anno tirano fuori uno dei dinosauri di una volta e quindi questa volta toccava a me. È importante con chi tu arrampichi e allo stesso tempo fai un film. Per fortuna non ero con Wolfi, che è impaziente. Infatti lui ha detto: con te girare un film non ci vado. E sono andato con Franz Lindner del Danubio, dove bevono il vino in calma. E quando io ho girato uno strapiombo e cambiato la luce, eccetera, io dico: Franz, altra volta ha cambiato la luce. Lui viene giù: sì, bene. Altra volta ancora lo strapiombo. Ma non hai avuto lo slancio perfetto. Ok, vengo ancora giù. Insomma, questo è ideale per fare un film. Ci vuole un partner con grande pazienza. Io i cristalli li ho trovati primi da Salisburgo nelle Alpi Tauro. Quando li ho trovati lì, il primo cristallo che ho trovato sembrava caduto dal niente. Sul muschio stava lì, come se gli spiriti della montagna l'avessero posto lì, proprio per me. Era grandioso. Nello stile alpino, con la definizione di oggi, si fa quasi una classe diversa di persone che non devono partecipare ad una scalata se si tratta di stile alpino. E sono i Sherpa, e sono diciamo i cosiddetti portatori d'alta quota, ma non funziona. L'importante è che c'è un team. Un team, sia che siano locali, che siano non locali, che si vogliono bene e che collaborano. Questo è il punto che conta.